Lavoriamo ora il bordo a tubolare sul campione di maglia a legaccio. Ho avviato le maglie e ho lavorato il primo ferro a diritto. Il legaccio ci crea un po' di problemi perché tutti e due i lati sono uguali, quindi noi ci aiutiamo con un pezzettino di lana per segnare il lato. Uno dei due lati lo consideriamo rovescio e lo segniamo con questo pezzettino di lana. Questo sarà il nostro lato rovescio, questo sarà dietro, sarà il nostro lato diritto. Tolgo la prima maglia a rovescio, sposto il filo dietro e lavoro tutte le maglie a diritto tranne le ultime tre. Ecco, lascio il filo davanti sul lato rovescio e sposto queste tre maglie. Giro. Questo è il mio lato diritto, quindi lavoro le tre maglie a diritto. Continuo. Non lavoro le ultime tre maglie, il filo lo lascio sul lato rovescio, quindi quello dove c'è il mio filo di lana. Le sposto. Qui sono sul rovescio, quindi lavoro le tre maglie a rovescio. E continuo, sposto il filo dietro e continuo a diritto perché la parte centrale sarà a legaccio. Di nuovo mi fermo, sposto il filo davanti dove c'è il mio filino e sposto le maglie senza lavorarle sul ferro destro. Giro, qui sono sul mio diritto, quindi lavoro le tre maglie a diritto. Mi fermo, lascio il filo dietro sul rovescio dove c'è il filo e sposto queste tre maglie. Di nuovo non importa se le spostate così o così, importante che le lavoriate bene nel ferro seguente, cioè senza avere la maglia ritorta. E lavoro a rovescio perché sono sul lato rovescio. La parte centrale a legaccio, quindi tutto a diritto. Tranne le ultime tre, lascio il filo davanti sul lato rovescio e sposto le maglie. Ecco il campione, abbiamo il bordo a tubolare, le maglie centrali a legaccio.